Tu pensi agli annunci e fai quello che vuoi. Devono fare uno step successivo che è quello di scaricare le lezioni gratuite, se non lo fanno vuol dire che non sono interessati, però almeno lì valutiamo la qualità del traffico e una volta che abbiamo questa lista possiamo fare due cose. O tentare di monetizzarli subito con la che costa 50 euro, oppure dirgli ok, comunque aspetti a ottobre c'è la Sì, e quindi vediamo se già si aprire possono le vendite. Io monetizzare. aspetterei aprire le vendite. Io Sì. direi le vendite aprono perché non facciamo le vendite a scaglioni con le date, no? Volevano fare a diversi già adesso fino al 30 di luglio e poi fino al non lo so, 15 settembre il secondo step e gli ultimi 15 giorni pay full. Potrebbe anche essere quello. Sì, nel lato back-end, però bisogna prima fare lead generation, dobbiamo capire bene come farla, perché come dicevi tu, il webinar è molto vicino all'acquisto, quindi mandare del traffico per un webinar, per una vendita early bird, non mi sembra il massimo. Piuttosto lavorerei appunto su lead magnet, come stiamo dicendo adesso, su dei lead magnet, dei blog, degli articoli. In realtà se giocassimo appunto sul discorso di Early Bird, quindi scadenza a fine luglio magari, a luglio potremmo spingere con il webinar e con la scadenza imminente dell'Early Bird, però quindi magari iniziare da metà, da luglio però. Sì, il fatto di